Parla tifoso dell'Azzurra. È fantastico essere qui ancora una volta e portarvi le ultime notizie sul nostro amato club. Prima di immergerci in questo importante sviluppo, ti chiedo di sostenerci mettendo mi piace e iscrivendoti al canale in modo che possiamo continuare a condividere con te tutte le informazioni sul Napoli. Ci sono grandi emozioni attorno alla dirigenza tecnica del Napoli. Dopo un periodo di incertezza, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di mantenere Rudy Garcia come allenatore. Nei giorni scorsi ha visitato Castel Volturno, il nostro centro sportivo, e ha tenuto a manifestare il suo sostegno al tecnico francese, interrogato dopo le sue recenti dichiarazioni. De Laurentiis ha avuto colloqui anche con i giocatori, con l'obiettivo di risollevare lo spirito della squadra. È determinato a vedere una svolta immediata nelle prossime partite di campionato e Champions League. Ma ecco il punto, amici miei, De Laurentiis ripone la sua fiducia in Garcia. Ma questa fiducia sarà messa alla prova dai risultati sul campo, secondo il noto quotidiano sportivo Tutto Sport. Se i risultati non miglioreranno, l'ombra di Igor Tudor, allenatore croato, potrebbe allungarsi su Rudy Garcia. Tudor ormai è una delle opzioni migliori di De Laurentiis, soprattutto dopo il rifiuto di Antonio Conte di allenare il Napoli. Ora è il momento di esprimere le vostre opinioni. Fan. È d'accordo con la decisione di De Laurentiis di mantenere Rudy Garcia come allenatore? Oppure pensi che sia giunto il momento di prendere in considerazione un cambiamento? Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi i tuoi pensieri su questa situazione. Non dimenticare di mettere mi piace per supportarci e di iscriverti per non perdere nessun aggiornamento. Continueremo a portarvi tutte le novità sul Napoli. Al prossimo! Forza Napoli sempre!